Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Lunedì dopo Pasqua è chiamato lunedì dell'angelo, secondo una tradizione molto bella che corrisponde alle fonti bibliche sulla resurrezione. Narrano infatti i Vangeli che quando le donne andarono al sepolcro, lo trovarono aperto. Esse temevano di non poter entrare perché la tomba era stata chiusa con una grande pietra. Invece era aperta. E dall'interno una voce dice loro che Gesù non è lì, ma è risorto. Per la prima volta vengono pronunciate le parole «è risorto». Gli evangelisti ci riferiscono che questo primo annuncio fu dato dagli angeli, cioè messaggeri di Dio. Vi è un significato in questa presenza angelica, come ad annunciare l'incarnazione del Verbo era stato un angelo, Gabriele, così anche ad annunciare per la prima volta la resurrezione non era sufficiente una parola umana. Ci voleva un essere superiore per comunicare una realtà così sconvolgente, talmente incredibile, che forse nessun uomo avrebbe osato pronunciarla. Dopo questo primo annuncio, la comunità dei discepoli comincia a ripetere: davvero il Signore è risorto, davvero il Signore è risorto, è apparso a Simone. È bella, è bello questo annuncio, possiamo dirlo tutti insieme adesso: davvero il Signore è risorto, diciamoli, davvero il Signore è risorto. Un'altra volta. Grazie. E il primo annuncio e questo primo annuncio, davvero il Signore è risorto, richiedeva un'intelligenza superiore a quella umana. E quello di oggi è un giorno di festa e di convivialità vissuto di solito con la famiglia. È una giornata di famiglia. Dopo aver celebrato la Pasqua, si avverte il bisogno di riunirsi ancora con i propri cari e con gli amici per fare festa, perché la fraternità è il frutto della Pasqua di Cristo che, con la sua morte e risurrezione, ha sconfitto il peccato che separava l'uomo da Dio, l'uomo da se stesso, l'uomo dai suoi fratelli. Ma noi sappiamo, il peccato sempre separa, sempre fa inimicizie, sempre separa. Gesù ha abbattuto il muro di divisione tra gli uomini e ha ristabilito la pace, cominciando a tessere la rete di una nuova fraternità. È tanto importante in questo nostro tempo riscoprire la fraternità, così come era vissuta nelle prime comunità cristiane. Riscoprire come dare spazio a Gesù che mai separa, sempre unisce. Non ci può essere una vera comunione, un impegno per il bene comune e la giustizia sociale senza la fraternità e la condivisione. Senza condivisione fraterna non si può realizzare una comunità ecclesiale o civile. Esiste solo un insieme di individui mossi o raggruppati dai propri interessi, ma la fraternità
è una grazia che la fa Gesù. La Pasqua di Cristo ha fatto esplodere nel mondo un'altra cosa, la novità del dialogo e della relazione, novità che per i cristiani è diventata una responsabilità. Infatti Gesù ha detto: da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ecco perché non possiamo rinchiuderci nel nostro privato, nel nostro gruppo, ma siamo chiamati a occuparci del bene comune, a prenderci cura dei fratelli, specialmente quelli più deboli ed emarginati. Solo la fraternità può garantire una pace duratura, può sconfiggere le povertà, può spegnere le tensioni e le guerre, può sturpare la corruzione e la criminalità. L'angelo che ci dice è risorto ci aiuti a vivere la fraternità e la novità del dialogo e della relazione e la preoccupazione per il bene comune. La Vergine Maria, che in questo tempo pasquale invochiamo col titolo di Regina del Cielo, ci sostenga con la sua preghiera affinché la fraternità e la comunione che sperimentiamo in questi giorni di Pasqua possano diventare nostro stile di vita e anima delle nostre relazioni. Regina Coeli letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in fili tui Domini nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus est, presta questum super eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E per non dimenticare come era quello che dicevano i primi cristiani, davvero il Signore è risorto. Diciamolo insieme una volta in più. Davvero il Signore è risorto. Grazie. Cari fratelli e sorelle, nel clima pasquale che caratterizza l'odierna giornata, saluto cordialmente tutti voi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli pellegrini venuti dall'Italia e da varie parti del mondo. A ciascuno di voi auguro di trascorrere nella serenità questi giorni dell'ottava di Pasqua, in cui si prolunga la gioia della resurrezione di Cristo. Cogliete
ogni volta occasione per essere testimoni della pace del Signore risorto, specialmente nei riguardi delle persone più fragili e svantaggiate. A questo proposito desidero assicurare una speciale preghiera per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che si celebra oggi. Invochiamo il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto. Rinnovo in particolare il mio appello affinché le persone sequestrate o ingiustamente private della libertà siano rilasciate e possano tornare alle loro case. Buon lunedì dell'angelo. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo, arrivederci e davvero il Signore è risorto.